Pace e bene a tutti e bentornati con il nostro appuntamento con la santità. Oggi è il 13 luglio e noi ricordiamo Sant'Enrico II. Ascoltiamo. Sant'Enrico nacque nel 972 da Enrico, re di Baviera, e da Gisela, figlia di Corrado, re di Borgogna. Incoronato da Benedetto VIII il 22 febbraio del 1014, Enrico comprese quanto gli fosse necessaria l'umiltà per non prevaricare e la cercò e l'esercitò in tutti i suoi atti. Era solito dire che Dio voleva due cose da lui, la santificazione propria ed il benessere dei sudditi. Unitosi in matrimonio con Santa Cunegonda, conservò nella vita coniugale la perfetta castità. Sostenne numerose battaglie, dalle quali usciva sempre vittorioso. Eresse a sue spese molte cattedrali e riuscì a convertire Stefano, re di Boemia, il quale a sua volta portò tutta quella nazione alla vera religione. Sentiva di non essere pienamente soddisfatto, perché bramava di servire unicamente a Dio, e fece richiesta all'abate di Verdun di poter entrare nel suo monastero. Ma l'abate, vedendo il bene che il santo re faceva ai popoli, non glielo permise, e Sant'Enrico inchinò riverente il capo all'ubbidienza e tornò alla reggia. Circondato dai grandi dell'impero e da molti vescovi, santamente spirò il 13 luglio del 1024. Santo Enrico, un altro santo sovrano, che però nella sua vita, non come facevano anche molti altri sovrani, ha cercato di mettere al primo posto il benessere del suo popolo e non il proprio. E questo gli ha trasformato la vita e l'ha reso sempre più vicino al nostro Signore. Tant'è che a un certo punto lui stesso vuole entrare nel monastero, ma l'abate gli dice: no, la tua vocazione è quella di servire il popolo. Attraverso il servizio del popolo tu servi Dio e gli sei vicino quanto tu vuoi. E sì, perché il potere a volte può essere utilizzato per il proprio di benessere. E pensiamo ai nostri spazi di autorità, quelli che abbiamo nella nostra vita. Molto spesso approfittiamo anche di quel poco di autorità che abbiamo, anche sul lavoro, anche sui nostri figli, anche sui nostri amici, anche quella dell'amicizia può essere a volte un'autorità. Che cosa succede? Che sprechiamo quel dono che abbiamo avuto cercando di avere qualche vantaggio per noi, presupponendo di avere qualche vantaggio per noi, invece sprechiamo tutto. Prendiamo esempio da Sant'Enrico, che il suo potere lo ha messo a servizio di Dio, servendo il popolo. Sant'Enrico II, prega per noi.